uno dei più potenti. George Sprigg, 1850-1902, medium inglese ad effetti fisici, uno dei più potenti stando alle relazioni, ma che non fu mai studiato scientificamente. Partecipò come medium non professionista nel Circolo della Luce a Cardiff, dove si materializzavano fantasmi in stanze diverse da quella in cui era il medium. Si aggiravano nella casa e mutavano di aspetto. A Melbourne, Sprigg produsse fantasmi che trasportavano pesi, bevevano, mangiavano e scrivevano lettere. Nel 1886 queste materializzazioni furono sostituite da voci dirette e diagnosi chiaroveggenti. Perché? Commento. Perché la qualità della medianità, sia ad effetti fisici sia di insegnamento, cresce con l'ampliarsi dello stato di coscienza dello strumento. Adesso la medianità di insegnamento, eseguendo il tragitto evolutivo dell'umanità, ha preso quasi del tutto il posto della medianità ad effetti fisici.